Allora, io volevo andare all'ospedale di Locri dal nostro Luca Colantoni. Luca, noi ci siamo occupati molto anche di strutture, no? Da Tivoli, dall'incendio che c'è stato a Tivoli. Abbiamo fatto un po' un punto della situazione della salute degli ospedali, come sono. E lì c'è un problema, Luca. Anche lì. Esattamente, forse anche più di un problema. 280 posti letto conta l'ospedale di Locri, unico nella Locride, ne garantisce poco più della metà. Prima il professor Bassetti parlava di risorse, ti faccio un piccolo esempio prima di passare ai nostri ospiti. Oggi doveva essere con noi anche un rappresentante sindacale, non riesce a fare neanche lo sciopero perché è dentro di turno e non può sganciarsi e non può uscire. Quindi risorse al minimo qui all'ospedale di Locri. Ne parlo con Pino Mammoliti, che è avvocato del Tribunale del Malato e dei diritti dei cittadini. Avvocato, che succede? Beh, la situazione è molto deprimente. Mancano i livelli minimi di assistenza nei confronti di 140.000 persone, perché l'ospedale Locri serve questo bacino d'utenza. Dirlo con numeri poi lontani rende poco la realtà dei fatti. C'è di vero che il sistema sanitario nazionale e regionale ha sempre più affamato le strutture pubbliche come quella di Locri a favore della sanità privata. Molti medici hanno disatteso l'esempio di Moscati, le indicazioni di Gino Strada, perché preferiscono essere gettonisti per una questione di sopravvivenza. I nostri parlamentari, i nostri amministratori, leggono poco, avranno letto poco il libro cuore, molto di più Machiavelli, per favorire gli interessi dei privati. Finché non si rimuove questo grumo di interessi tra la politica e gli affari che sono legati al settore della sanità, noi andremo sempre peggio. Locri rappresenta il calimero della situazione nazionale, perché se sta male la sanità in Calabria, e sta male, nonostante gli spot di Occhiuto, Locri sta ancora peggio, quindi bisogna intervenire. Io chiedo dalla vostra postazione l'invio di una ispezione ministeriale e la presenza costante sul territorio di bombardieri e sbarra che sono nativi della Locride per poter alzare il livello di indignazione. Diversamente saremo condannati all'isolamento e a favorire la migrazione sanitaria. Avvocato, prima da studio facevo riferimento all'ospedale di Tivoli. Lei ha visto che qui manca addirittura una scala antincendio, quindi per evitare quello che è successo a Tivoli, cosa deve Ma accadere? dovrebbe, intanto per evitare questo dovrebbero venire più sul territorio essere presenti i nostri rappresentanti istituzionali, la manager, eccetera. Ma addirittura non ci sono le porte tagliafuoco. Perché se dovesse divampare un incendio a Locri, davvero diventa un Ci disastro auguriamo di enormi tutti di noi, proporzioni. ed è Quindi noi bene invitiamo la. a fare delle Ma ce l'auguriamo, ispezioni, certo, ce a l'auguriamo fare delle indubbiamente, però ispezioni. quello che È succede. chiaro? È chiaro, no, è chiaro No, quello che ha questo no, l'ispezione detto. noi lo vogliamo. Perché dalla relazione Basilone, dopo l'omicidio Fortunio, ad oggi, dopo 20 anni, non è cambiato proprio nulla. No, Anzi, la è quello che situazione si è diceva aggravata Luigi De per interessi Magistris. privati che Allora, hanno anche i politici. ovviamente, no, è Esatto. chiaro, chiaro. Io prima che Annalisa, io aspetta ho un anche attimo, una storia, Luca. se vuoi. Sì, aspetta un attimo, Luca, perché Sì. ovviamente De Magistris, ma poi deve anche dire qualcosa, siccome non abbiamo il Presidente della Regione. Buongiorno, io sono Ugo Passafaro, capogruppo al Comune di Locri di Storia e Progresso, ma oggi parlo a nome del SUMAI, il sindacato degli specialisti ambulatoriali, anche perché essendo lavorando nel presidio ospedaliero di Locri, noi non possiamo fare dichiarazioni esterne. La cosa è cronica. Atavica, da quando c'è stato l'accorpamento, si è avuto una totale inversione di tendenza. Cioè, le problematiche del vero ammalato, avendo rispetto certamente dei pazienti che accedono all'ospedale di Locri, è proprio l'ospedale Spocco, di Locri.
che di Spock non ha più niente, in quanto sia Locri che Polistena sono diventati il fanalino di coda non solo della sanità nazionale ma anche di quella calabrese. Pare che sulla Tirrenica ci sia una maggiore attenzione verso l'ospedale di Polistena. Ora tutto va bene, ma da quando all'ospedale, o meglio l'ospedale è diventato l'ospedale dei poveri, perché i ricchi vanno a curarsi altrove oppure nella sanità pubblica, io sono dell'opinione che va bene anche il pubblico solo quando il privato e il pubblico entrano in competizione dando delle risposte sanitarie d'eccellenza. Si parla spesso di mala sanità, ma nonostante tutto nell'ospedale di Locri, anche con la carenza dei medici e dei paramedici, comunque vengono garantite delle prestazioni di eccellenza. Da qui a pochi giorni andranno in pensione parecchi medici nella gastroenterologia, nella cardiologia, in tutti i reparti si svuoteranno ancora di più. È vero che la Liguria si sta interessando a compensare questi vuoti, ma bisogna irrompere sulla cortina di ferro. E qual è la cortina di ferro? Bisogna attirare l'attenzione della politica e della burocrazia, che molto spesso condiziona queste scelte. Io ritengo che l'ospedale, per la posizione geografica dove è collocato, sia necessaria la sua efficienza, perché siamo a 100 km da Reggio e a 100 km da Catanzaro. Bisogna di nuovo riattivare il territorio, perché è fondamentale. I cronici vanno curati nel territorio, gli acuti devono accedere all'ospedale, anche perché il territorio fungerebbe da filtro. Ormai non si garantiscono più le prestazioni ILEA, siamo al di sotto della soglia, le liste d'attesa diventano sempre più lunghe e la migrazione con lo sperpero di soldi pubblici migliora la sanità del nord, con i medici che in gran parte sono calabresi, siciliani e campani. Quindi basta con le preghiere, basta con il sindacare. Locri ha bisogno di un ospedale efficiente. Locri è la Locride, non è solo Locri. Per cui aspettiamo con pazienza, però la pazienza si sta esaurendo. Io mi rivolgo a Roberto Occhiuto dicendogli, al presidente della regione, che questo ospedale serve 42 comuni, i vicinori, e ha una intensità di popolazione di 142.000 abitanti. Quindi è necessario prendere le decisioni giuste e da subito, perché non si può più tergiversare. Io sono responsabile dell'odontoiatria all'ospedale di Locri e devo dire la verità che la Liguria negli ultimi giorni ha accennato ad un certo interesse. Noi nei tempi passati avevamo un'attenzione particolare per i diversamente abili che curavamo in sala operatoria. Poi purtroppo per la carenza di personale abbiamo dovuto interrompere questo servizio, che ritengo di grande rilevanza sociale. Oggi siamo qui sempre più di prima con la volontà di riattivare questo servizio. Dateci una mano d'aiuto, perché può diventare il fiore all'occhiello dell'ospedale di Locri. Grazie. Siamo qui stamattina con una serie di rappresentanti, con l'avvocato Mammoliti, che ha voluto dire la sua, veramente in pochi minuti, dire il disagio che noi viviamo cittadini, no? E nella nostra terra. Io ero qui come rappresentante dell'associazione Con Matrà, nonché come mamma di una bimba disabile, dove vivo in questa terra la disabilità in maniera veramente mortificante.
anche per una semplice, dicevo al dottore Passafaro, per una semplice cura di denti, che prima c'era un servizio ed era eccellente. Quindi voglio ringraziare il dottore che si è sempre prestato con amore e dedizione per i nostri figli. Oggi ci vediamo negato anche questo diritto. Quindi per una semplice cura noi ci dobbiamo spostare, andare, voglio dire, altrove, per non dire che non ci sono strutture per i nostri figli, dove la nostra condanna è agli arresti domiciliari, genitori e figli. Ma dico, non si dovrebbe dare la priorità, voglio dire, a queste persone meno fortunate, piuttosto, voglio dire, che ad altre cose. Quindi io mi auguro che questi pochi minuti possano arrivare veramente dove devono arrivare, al cuore di queste persone che veramente, penso, se hanno un cuore, venire, voglio dire, questa politica e cambiare in versione di marcia. Noi abbiamo bisogno di servizi, abbiamo bisogno di strutture, abbiamo bisogno che i nostri figli vivano una vita dignitosa. Grazie. In qualità di consigliere comunale del gruppo Storia e Progresso per Locri, seguo le problematiche sanitarie da tanto tempo. Una questione atavica, quella dell'ospedale di Locri, e dal 2007, anno in cui che è stato accorpato l'ospedale di Locri a quello di Reggio Calabria, che l'ospedale di Locri riversa in, ci sono diverse problematiche, non solo dal punto di vista di risorse umane, medici, infermieri e paramedici, ma anche dal punto di vista tecnologico e strumentale, per le lunghe liste di attesa per interventi chirurgici e per le visite specialistiche. E purtroppo i LEA non vengono garantiti. Secondo l'osservatorio GIMBE del 2021 la Calabria si attesta alle ultime posizioni e quindi non vi è un'offerta sanitaria adeguata alle esigenze del nostro territorio, dove l'ospedale ha un'utenza, serve un'utenza di 140.000 abitanti per 42 comuni. Vorrei dire una cosa, anche perché il dottore Passafaro ha già enunciato tutto sulle criticità dell'ospedale, e che determinati reparti, in particolare la cardiologia, l'urologia, la chirurgia, l'anestesia, soffrono perennemente di carenze di personale, e questi medici, ai quali va il nostro ringraziamento, fanno dei turni stressanti per coprire e per dare un servizio alla cittadinanza. E una solo accenno vorrei fare alla cardiologia, dove insistono, ma ne potrei farne tanti, ma la cardiologia è un esempio lampante, dove vi lavorano 6 medici e dove ne vi erano almeno 13-14, e dove se succede, quando succede purtroppo che un paziente ha un infarto o un problema di miocardite o altre problematiche cardiologiche, se qualora si dovesse fare impiantare un pacemaker anche temporaneo, purtroppo la cardiologia non può impiantarlo, anche perché la sala di cardiostimolazione purtroppo a Locri non esiste, o quantomeno non è idonea. Quindi faccio un appello, ma non solo dal punto di vista di risorse umane e di strumentali e tecnologiche e di strutturali, un appello alla nuova nominata Kyriakoulas Petropoulakos, da Occhiuto, nominata da Occhiuto per l'edilizia sanitaria e per il PNRR, che dia attenzione al nostro ospedale, affinché i 14 milioni di euro ex articolo 22 vengano spesi al più presto per la famosa greca. E ci sarebbero altri reparti da menzionare, però la cardiologia è l'esempio lampante. Mancano anche a poco, qui a breve, anche altri primari, e quindi un appello alla Difuria ad attivarsi affinché la sanità divenga attrattiva non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista remunerativo. Grazie.
Ma diciamo che stiamo mobilitandoci come al solito, partecipando a diverse iniziative, anche queste diciamo attraverso i media nazionali, proprio perché vogliamo denunciare la situazione che continua perennemente ad essere ancora in una fase transitoria, cioè perché parlando di Siderna, no, noi aspetteremo che da un momento all'altro venga detto il bando per la ditta che deve costruire l'ospedale. E come al solito tra burocrazia, ritardi, cosa, ancora non abbiamo visto questa situazione, non abbiamo visto ancora questo bando, quindi con i tempi che avevamo noi da luglio credevamo che diciamo tra fine dicembre e primi gennaio il progetto esecutivo fosse pronto, in modo che l'ASP possa indire questo bando, in modo che si inizi finalmente a vedere qualcosa di pratico. Speriamo che queste iniziative servano anche a spingere in questo senso, diciamo. Vorremmo che con l'inizio del nuovo anno finalmente venga detto questo bando, che significa che un passo avanti rispetto a tutto quel lavoro che abbiamo fatto dal 2020. Ormai sono 3 anni, non vogliamo accusare nessuno, però vorremmo chiaramente che venissero velocizzati i tempi per poter vedere fra 6-7 mesi finalmente, come si dice, la prima pietra della ristrutturazione della casa sud di Siderno, e poi fra un anno poter finalmente vedere la struttura pronta. Intanto buongiorno, io ho voluto esserci a questa iniziativa importante che a mio avviso è stata fatta stamattina, anche se devo dire ho un po' di delusione, perché credo che iniziative di questa natura avrebbero bisogno di una maggiore partecipazione. E quindi non vedo stamattina qua i politici che hanno creato, voglio dire, le loro fortune politiche con questa struttura nell'arco degli anni. Non vedo i sindacalisti, tra l'altro, che dovrebbero essere in questa iniziativa, anzi dovrebbero essere loro, voglio dire, i promotori, i propulsori, e riavvicinare, voglio dire, la gente a quelle che sono le esigenze di una sanità efficiente e qualificata in questa nostra struttura. Io ho vissuto una vita qui dentro e non potevo non esserci, anche da ex sindacalista, nel momento, perché io voglio ricordare che questo ospedale è nato come per 807 posti letto e aveva un organico di circa 1700-1800 persone. Oggi ti piange il cuore vedere questa sanità in queste condizioni. È vero che sono cambiate, voglio dire, purtroppo, perché si tende alla privatizzazione e sono le forze politiche che hanno governato, o meglio hanno sgovernato questo paese e questa regione, e in modo particolare anche perché i politici che a volte occupano posti di responsabilità non mettono nelle condizioni, voglio dire, i loro rappresentanti istituzionali per rilanciare una sanità pubblica, che dovrebbe essere pubblica, gratuita e qualificata. Non ci sono queste condizioni. Credo che da stamattina bisognerebbe, a mio avviso, e lancio un appello anche a chi ha organizzato, a mio avviso, questa iniziativa importante, come dicevo all'inizio, si intensifichi una lotta, perché c'è una necessità, 142.000 cittadini, noi abbiamo, voglio dire, purtroppo servizi inefficienti, abbiamo... rispetto a quando io lavoravo in questa struttura, credo che si sia, vuol dire, modificato in peggio, perché i servizi una volta, voglio dire, in qualche modo funzionavano, forse perché pure c'era il personale, ma il personale non c'è perché effettivamente a livello nazionale si tende a privatizzare la sanità, e quindi ad esempio col numero chiuso non si sono costruiti i medici, gli infermieri non li si mette in condizione di poter lavorare, c'è l'esigenza di una ristrutturazione del punto di vista dell'organizzazione del lavoro, c'è bisogno di una serie di ripartire. Io credo che bisogna costruire una coscienza di nuovo di classe rispetto ai problemi della sanità, che è uno, assieme al lavoro, uno dei punti cardine, voglio dire, dei problemi che vive in questo paese, in paese come Italia, ma anche in questa nostra regione. I politici che hanno costruito le loro fortune in questo paese, a mio avviso, dovrebbero capire e pensare che non possono utilizzarle, queste strutture, solo nei momenti particolari, ma esserci per modificare le cose. Un appello alle organizzazioni
organizzazione sindacale. Guardate, io questa cosa la voglio dire senza tone polemiche, e la dico da iscritto a un'organizzazione sindacale e da un ex sindacalista, perché facevo parte della funzione pubblica. Abbiamo due rappresentanti in questa nostra zona, ad esempio a livello nazionale, come il responsabile della UIL nazionale Bombardiere, il responsabile della CISL nazionale. Vi rendete conto, voglio dire, che non c'è una mobilitazione adeguata rispetto al problema della sanità? Dove sono questi sindacalisti? Perché non chiamano i loro rappresentanti? Sentivo qualcuno poco fa dice: era stato invitato un sindacalista e non è venuto. Perché il sindacalista? Perché io non lo so a chi hanno invitato, ma perché nel sindacato c'è solo un rappresentante. I rappresentanti dei vari organismi, delle segreterie, non potevano essere presenti. Io credo che c'è un problema di cultura politica e c'è un problema anche di asservimento da parte di alcune forze nei confronti di chi gestisce il potere. Io vi ringrazio per avermi dato la parola e lancio questo appello, a mio avviso, di intensificare le battaglie, e a tutti coloro che vogliono bene alla sanità e a questa nostra zona, di mobilitarsi realmente. Noi faremo la nostra parte, io parlo da militante comunista, parliamoci chiaro, noi faremo la nostra parte per quello che ci riguarda, ci auguriamo che gli altri la facciano nello stesso modo. No, io vorrei rompere lo stereotipo della Calabria del lamento e per dire che qui stamattina c'è stata la Calabria che rivendica i diritti e lancia appelli alla responsabilità dei politici, in particolar modo del nostro presidente della giunta regionale, che è anche commissario alla sanità. L'ospedale di Locri, nelle condizioni che i miei colleghi hanno riferito, io spero che ci sia presto una mobilitazione, perché tutti i fondi che ci stanno, una parte dei fondi vengano, come dire, riservati anche alla ristrutturazione dell'ospedale di Locri. Ricordo solo che questo ospedale è il punto di riferimento di ben 42 comuni e di circa 180.000 abitanti. Mi sembra che sia una cosa di grandissimo livello.